Buongiorno e buona domenica a tutti. Siamo giunti alla domenica di Pentecoste e oggi la Chiesa celebra il dono dello Spirito Santo. Gesù arriva in mezzo ai suoi discepoli e a sua madre e soffia lo Spirito Santo. Questo soffio ricorda la creazione. Gesù richiama appunto la creazione di Dio con la nuova creazione, con la nuova umanità che sono coloro che si rifanno alla vita di Cristo. Dio nell'Antico Testamento crea attraverso il soffio, il Ruah, questo soffio che crea e dà vita. Così anche Cristo dà vita nuova attraverso lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito del risorto che dona. Non potendo essere presente ovunque, dona lo Spirito Santo per poter diventare presente nella vita di tutta l'umanità. Che cos'è allora lo Spirito Santo? È l'amore di Dio Padre verso il Figlio e l'amore del Figlio verso il Padre. Questo amore viene riversato verso di noi e diventa così presenza unica, tangibile e presenza sempre vera nella nostra vita, lo Spirito Santo che appunto ci porta a Dio nella nostra vita. Allora chiediamo oggi al Signore la grazia che soffi ancora di più nella nostra vita il dono dello Spirito Santo, ma questo può accadere soltanto, solo e soltanto se noi lo vogliamo veramente. Allora invochiamo lo Spirito Santo che infiammi le nostre vite, che ci faccia essere dei veri testimoni credibili, che possiamo veramente portare la presenza di Cristo, di Dio, ovunque dove andiamo. Gli altri ci devono riconoscere perché noi abbiamo avuto il dono dello Spirito Santo, devono riconoscerci dai nostri gesti, dalle nostre parole. Allora chiediamo al Signore questa grazia e buona domenica a tutti, buona Pentecoste a tutti, un abbraccio grande a tutti quanti.